Mi sembra doveroso oggi, in questa giornata di festa nazionale, ricordare tutti i cittadini robbiatesi che in questi anni hanno voluto contribuire al bene del proprio paese, con suggerimenti, aiuti, consigli e anche costruttive critiche. Mi sembra inoltre doveroso ringraziare e ricordare tutti i volontari delle nostre associazioni, che ogni giorno si spendono per gli altri in modo altruistico, senza clamore, ma con la consapevolezza che solo insieme creiamo le condizioni di una vita migliore. Permettetemi un ringraziamento particolare al gruppo Alpini di Robbiate e al Corpo Musicale Robbiatese, sempre presenti per onorare e animare le ricorrenze civili che hanno permesso all'Italia di diventare un paese democratico e rispettoso della dignità di ogni essere umano. Siamo reduci da un piccolo momento di impasse, però abbiamo visto che con la forza, la tenacia e la concretezza i problemi si possono risolvere. E quindi, essendo anche, diciamo, reduce da una mattinata all'Ecco, dove il prefetto ha letto la lettera del Presidente della Repubblica Mattarella come saluto ai sindaci e a tutte le rappresentanze istituzionali lecchesi, sono reduce dalla terra colpita dal terremoto, siamo reduci da una adunata nazionale a Trento dove più che mai gli alpini, ma tutta la gente che sta vicino agli alpini, perché gli alpini sono in mezzo alla gente, perché gli alpini vogliono essere in mezzo alla gente, gridano e pretendono che oggi ancora più che mai ci si rimbocchi le maniche.